Meta Quest 2 è il visore più famoso, più venduto e soprattutto più usato della storia, con oltre 15 milioni di copie vendute. Cioè, in confronto per esempio a Series X ed S, che hanno venduto oltre le 18, è probabile che questo significhi che il Quest 2 ha superato Xbox Series X. Essendo uscito da circa 3 anni, con la recensione di oggi vediamo se effettivamente è il miglior visore nel mercato, come ha fatto a dominare la realtà virtuale e soprattutto perché non è diventato mainstream. Questi sono gli 8 motivi perché. E come primo punto non possiamo che non parlare del fatto che sia standalone. Non è stato il primo visore standalone, ma con il tempo ha perfezionato ciò che significa avere un visore tutto in uno. Questo ha portato a rendere la realtà virtuale sempre più accessibile. Cioè, adesso devi prendere il visore, mettertelo in faccia, prendere i controller e sei pronto a giocare. Ma il termine standalone, in italiano indipendente, è quasi ormai diventato un vero e proprio sinonimo di visore a realtà virtuale. Bene, nel male, poi quasi tutte le persone che si approcceranno alla VR per la prima volta avranno a che fare con un visore del genere. Altri visori, per esempio, hanno bisogno di vere e proprie stazioni esterne da dover posizionare nella camera. Invece il Quest 2, attraverso quelle 4 telecamere che si ritrova nella parte frontale, fanno tutto, capiscono a che altezza è il visore, riescono a tracciare bene la stanza. Parleremo meglio dei giochi del Quest 2 dopo, ma c'è da dire che la libreria di giochi disponibili su Quest 2 è veramente solidissima, senza contare che può essere usato insieme al tuo computer e quindi avere ancora più giochi. E questo sia con cavo attraverso link che attraverso internet, senza dover utilizzare nessun cavo, ti serve semplicemente l'applicazione Oculus da scaricare sul computer. E così hai accesso per esempio a SteamVR e capite? Beh, la grafica, i giochi, tanta roba. E la cosa che ancora molti non tendono a considerare è che questo visore all'inizio era totalmente standalone, solo i giochi che erano all'interno. Invece adesso si può collegare al PC, letteralmente hai un 2 in 1. E risponderemo anche alla domanda se serve prendere un visore PC VR quando per esempio hai il Quest 2 che fa ambe le cose. Ma devo dire che il design del Quest 2 è stato migliorato ancora una volta dal lavoro fatto su Quest 1. Ha questo iconico bianco, questo stile super pulito e il riposizionamento di varie cose come porte e bottoni in un luogo decisamente migliore e molto più comodo mentre effettivamente lo si usa. Questo design poi viene copiato tantissimo da altre aziende, ci sono visori letteralmente identici e molte volte quando esce un visore nuovo si tende a dire ma guarda che sembra il Quest 2. E con queste scelte però si sono fatti anche dei passi indietro. In primis, le casse. Perché sì, danno il minimo indispensabile, donano un audio mediocre, che sì, ragazzi, sono comode, chiaramente, ma non è che puntino direttamente all'orecchio. Le lenti poi perdono la possibilità di essere spostate gradualmente, in sfavore ad un sistema che va spostato fisicamente la lente a 3 posizioni, il che non è molto buono, soprattutto quando non sei in nessuno di questi 3 punti. Infatti, se i tuoi occhi sono in mezzo tra una di queste 3 posizioni, beh, vedrai leggermente sfocato. Potrai comunque giocare, sarà una cosa quasi impercettibile, lo fanno tutti. Per quanto di plastica, è di buona fattura. Soprattutto rispetto al Quest 1 sono stati fatti dei passi avanti, la strap è migliore. Per quanto sì, sarà una cosa che vorrai cambiare in futuro, ma di quello ne parliamo meglio dopo. I controlli sono il classico design, molto resistente, che sta bene a praticamente tutte le dimensioni di mani. E sì, cerca di stare attento al cerchietto, ok? Potrebbe fare una brutta fine. Ad ogni controller va inserita una batteria, ma che vi donerà tantissime ore di utilizzo, quasi non dovrete mai cambiarle, è veramente veramente fantastico. Invece il visore dura intorno alle 2 ore, magari in PC VR intorno a 1 ora e mezza. E tutto questo è stato un connubio perfetto tra l'esperienza maturata con il Quest 1 per avere un visore migliore e comunque la sfida di voler abbassare il prezzo. Parlando proprio del prezzo, arriviamo al terzo punto. È innegabile quanto sia stato fatto un lavoro assurdo con questa visore. Una macchina migliore di qualsiasi altra cosa, con un prezzo addirittura migliore. Adesso la versione da 128 GB viene venduta a 450 euro, mentre quella da 256 a 480. Ora, questi prezzi variano tantissimo, forse il Quest 2 è il visore che succede di più, ma vi assicuro che potete ottenerlo addirittura a metà del prezzo se semplicemente cercate dei visori di seconda mano. Se prendiamo le versioni basi del Pico 4 e del PlayStation VR 2, rispettivamente 430 euro e 600,
il Quest 2 si posizionerebbe dietro entrambi. Riguardo il Pico 4, banalmente puoi vedere anche solo il prezzo. Invece, riguardo il PlayStation VR 2, offre della miglior qualità e semplicemente delle funzioni in più. Chiaramente dipende dall'uso che ne fai. Del tipo, se hai una PlayStation 5, non ti direi di prendere un Quest 2, ma soprattutto se hai già dei giochi sulla piattaforma MetaQuest, beh, non ti direi di andare per un Pico 4. Ma quindi perché viene detto che questo visore è il migliore nel mercato? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo prima vedere un'altra cosa in cui il Quest 2 è mediocre, ovvero la qualità visiva, che nonostante il tempo rimane molto solida. Ragazzi, si parla di 1832x1920, 6 GB di RAM e le classiche lenti Fresnel, che adesso come adesso lo rendono un visore, come tanti, mediocre, ma che risponde alle esigenze di ogni persona, perché sì, potrai vedere tranquillamente e c'è anche lo screen door effect, senza avere una qualità cristallina. E lo screen door effect è quella cosa che ti permette di vedere i pixel all'interno del visore, come se vedessi i pixel di un display. E questa cosa qua, sì, si nota, ma in realtà mentre giochi no, perché sei immerso nel gioco e non ci farei minimamente caso, e te lo possono dire tutti. Adesso abbiamo addirittura la possibilità di abilitare i 120 Hz per giocare per esempio a giochi come Beat Saber, come Burro, e pensare che eravamo abituati a giocare a 60 Hz, felicissimi di raggiungere 90, e invece abbiamo avuto ancora di più. Ma adesso ci sono tecnologie che Meta dispone e che fa arrivare nel Quest 2 in automatico, e avendo all'interno lo Snapdragon XR2 come processore, che non è in realtà un processore potentissimo, ma con gli aggiornamenti è stato potenziato sempre di più. Se non mi credete, ragazzi, vedete questo gioco qua, che è Red Matter 2, ha una grafica allucinante, gira benissimo su Quest 2, cioè ragazzi, guardate i riflessi, sembra un gioco PC VR, ed è migliorato sia in termini di performance che di qualità visiva che di ottimizzazione. E per quanto il Quest 2 sia un visore molto solido, ci sono alcune cose che dei visori nuovi semplicemente hanno in più e che il Quest 2 rimane indietro. Ma c'è una cosa che veramente nessuno è riuscito a battere finora, ovvero il quinto punto, la libreria dei giochi su Quest 2. Sì, è impressionante quanto Meta abbia reso il Quest 2 un visore per certi versi chiuso, quasi costringendoti ad utilizzare solo quel brand proprio per non perdere i giochi che hai acquistato. Davvero, Meta ha comprato un sacco di case produttrici e di sviluppatori come Beat Games, quelli che hanno creato Beat Saber, Armored True Studio, quelli che ci hanno portato Resident Evil 4, senza contare tutti quei giochi che hanno aiutato a finanziare. Insomma, ha una libreria enorme e questa è la piattaforma dove maggiormente gli sviluppatori si vanno a concentrare, e questa cosa qua ti fa capire quanto arriveranno giochi nuovi, puoi esserne sicuro. E molti dei miei preferiti non hanno neanche bisogno di controller, utilizzando semplicemente le mani, perché sì, il Quest 2 grazie alle 4 telecamere frontali possono tracciare proprio le mani, vedono la tua posizione delle mani, le traccia e crea una versione digitale che puoi utilizzare sia per giocare ma semplicemente anche per navigare in VR. E ragazzi, voi non avete idea di quanto sia assurda questa cosa, per me è mind blow, cioè per me è una cosa allucinante. Senza contare tutta la libreria PC VR, non solo ai giochi che erano disponibili per Oculus Rift, ma anche tutta la libreria enorme di Steam VR. Dall'imponente Half-Life Alyx al nuovissimo Vertigo 2, che tra l'altro sto portando qui su YouTube nel canale in live. Passando anche per esempio per giochi che sì, hai già nel Meta Quest Store, ma che puoi giocare a una miglior qualità grafica, ad esempio The Walking Dead: Saints and Sinners, senza parlare poi di quei giochi che in standalone girano da Dio. Il già citato Red Matter 2. Hai quindi tra le mani la miglior VR, giochi esclusivi di Meta, tantissimi giochi standalone e tutta la PC VR. Cioè, a un certo punto sono veramente tantissimi giochi che l'unica cosa che puoi fare, beh ragazzi, è metterti il cavolo di visore, prendere i controller e l'immersione è un attimo. E con questo sesto punto voglio arrivare a effettivamente un tema che viene dato per scontato, che non è solo del Quest 2, è un po' in generale della VR. La cavolo di immersione, ragazzi, cioè il fatto di poter metterti un visore, giocare e avere del feedback a livello 3D, poter interagire con gli oggetti è una cosa bellissima. E in visori standalone come il Quest 2 la libertà è pazzesca, non ci sono cavi e in questo caso le casse e il microfono non è che siano questo granché, ma funzionano e non devi chiederti se i tuoi amici ti stanno sentendo o se tu stai sentendo loro. La risposta è che il Quest 2 funziona sempre. Ritornando all'effetto screen door, non si noterà molto proprio perché tu sei immerso in tutto quello che stai facendo e il fatto di dover prendere un oggetto ti sembrerà così naturale. Sapere da dove ti arriva un proiettile proprio per l'audio sarà una cosa a cui non pensi, ma effettivamente il visore sì che sta facendo del lavoro. E quando usi un avatar in un qualsiasi gioco social ti sembrerà così naturale
mettere le vesti di un qualcosa che non sei tu per niente e ti metterai a tuo agio in automatico, come lo stanno facendo tutte le persone magari intorno a te. Ora possiamo rispondere parzialmente alla domanda, perché adesso sappiamo che il MetaQuest 2 è il miglior visore proprio per la sua mediocrità. Sentite bene, non fa niente di troppo male, ma neanche tutto in modo eccellente. Il fatto di avere un visore sempre pronto all'uso, in questo caso possiamo tirar fuori il PlayStation VR 2, che sì, il PlayStation VR 2 ha per esempio anche i giochi migliori, la vibrazione del visore nei controller, anche i grilletti adattivi, sono cose decisamente migliori, cosa che il Quest è totalmente sprovvisto. Se guardiamo per esempio il Pico 4, ci sono cose come il peso, il comfort, le lenti e la qualità visiva che sono anche qui meglio, ma bisogna guardare tutti i punti precedenti. E quindi il Quest 2 è il fatto di essere sempre disponibile, pronto all'uso, e ti farà stare tranquillo che il visore funzionerà come tu te lo aspetti. Il fatto di avere tanti giochi, di poter avere addirittura giochi nuovi e giochi esclusivi, questo quasi trasforma un visore da un qualcosa di normale a meglio di tutti gli altri. Questo ti assicura anche che il visore verrà aggiornato con nuove funzioni e verrà migliorato soprattutto il sistema operativo. Sì, settimo punto, che di iterazione in iterazione verrà sempre aggiornato, qualche volta con delle piccole migliorie e altre volte con aggiornamenti che rivoluzioneranno proprio tutto il visore. La piattaforma con più contenuti che esista, soprattutto Meta sta spendendo tantissimi soldi per rendere questo ecosistema il più solido possibile, il migliore che esista. Ora ragazzi, non mi fraintendete, non è perfetto, ma mai nella vita, ma proprio se... Presenta comunque ogni tanto dei problemi, gli aggiornamenti arrivano ad ondate, quindi chi arriva il giorno stesso, chi arriva addirittura il mese dopo. Ma il sistema operativo di MetaQuest è il migliore che esista, punto. Non c'è nessuno che è riuscito a fare qualcosa di meglio finora. Avrei già integrato un sistema così robusto per giocare, per esempio, al PC. E ragazzi, il MetaQuest 2, sono serio, potrebbe essere quasi considerato il visore o il pezzo di tecnologia più aggiornato della storia. Negli ultimi 2 anni sono arrivati 24 aggiornamenti, praticamente uno per mese, con quasi ogni volta delle nuove funzioni. Addirittura delle volte hanno preso i 120 Hz e l'hanno aggiunti al visore, nonostante non avessero detto che fosse possibile il 90 Hz in PC VR. E poi ragazzi, la cosa che adoro di più, l'hand tracking, che siamo giunti alla versione 2.1, che è molto preciso, hanno migliorato l'accuratezza del tracciamento delle mani e adesso proprio recentemente si può toccare fisicamente gli elementi digitali del visore. Puoi scrollare. Poi se vuoi fare attività fisica c'è Oculus Move, ci sono gli avatar personalizzati molto carini, addirittura gli ambienti ne aggiungono sempre di nuovi e anche a tema, tipo i Signori degli Anelli. Vabbè. Il Guardian è pazzesco, il miglior sistema attualmente disponibile in nessun altro visore a realtà virtuale, che ti permette di stare tranquillo mentre giochi. Se passa qualcuno lo vedi, se passa un cane per dire, anche quello lo vedi, e quando lo vai a configurare ti vede quanti effettivamente oggetti hai nella stanza per darti un indizio su cosa potresti muovere. Magari c'hai una, semplicemente una sedia. E tutto questo ti porta anche a considerare che quando usi un visore del genere sei abbastanza tranquillo del fatto che verrà aggiornato e continuerà a aggiornarsi, perché finora è stato così. E ragazzi, la cosa più assurda è che una delle cose migliori del MetaQuest 2 non sono neanche con il visore. Non sono neanche di Meta. Con l'ottavo punto tocchiamo gli accessori, ovvero quei prodotti di terze parti che sono per Quest 2 tra gli accessori, il strap, i controller e tantissimo altro. Sì, sono cose da prendere in più al visore, ma ci sono due motivi per cui è importante proprio che ci siano. Il primo è che avendo tanta scelta puoi adattare il visore alle tue di esigenze. Ragazzi, ho fatto veramente tantissimi video a riguardo, quindi ne so. Di strap, per dire, ci sono di tantissimi tipi, con batteria che sono più imbottiti, meno imbottiti, che ti facciano avvicinare di più al visore o che ti levano tutta la pressione dalla faccia e la mettono sulla fronte. Ognuno può scegliere il visore come vuole, addirittura le cover, dipendendo dal cuscinetto, puoi averlo un po' più aderente o semplicemente più confortevole. E non è solo una cosa di comfort, usare per esempio una strap con batteria già inclusa ti permette di giocare di più, addirittura il doppio del tempo, o in alcuni casi anche all'infinito. La scelta che si ha su Quest 2 è imbattibile, il fatto che alcuni visori ti arrivano e così te lo devi tenere. E questo ci porta al secondo punto, ovvero che hai proprio la scelta. E qua lo dico ragazzi, non devi per forza acquistare qualcosa, non è il fatto di oddio devo prenderlo per forza, no,
è il fatto di sapere che c'è la scelta, dove magari in altri visori assolutamente non c'è. E ti fa rendere quasi conto di quante aziende effettivamente stiano investendo, perché c'è tanta richiesta, ci sono tanti visori, tanti Quest 2 in giro. Vi lascio in descrizione la mia pagina di Amazon in cui potete vedere i vari kit del Quest 2, accessori che vi consiglio e addirittura accessori che sono disponibili per alcuni visori. E vedete la differenza. Se prendete qualcosa, aiutate il canale perché non ho sponsor, quindi se c'è qualcosa che vi piace, acquistatelo. Ma nel canale soprattutto trovate video proprio su questa roba qua. Addirittura in altri visori, quello che hai ti tieni e magari se non ti sta comodo, così è. Non è che sei tu che ti devi adattare al visore, ma è il contrario. È il visore che si dovrebbe abituare a te. Ma d'altronde non esiste solo il Quest 2. Quindi, sulla sinistra potete vedere la recensione del PlayStation VR 2 e sulla destra quella del Pico 4. Però soprattutto adesso sai perché viene definito il Quest 2 il miglior visore VR sul mercato e come ha fatto a dominare la VR. Comunque ragazzi, io vi aspetto nei video. Ci vediamo presto. Io sono Lumior. Ciao!